Questa è la storia di un influencer, di una ragazza che sponsorizza marchi di moda e prodotti di bellezza sui social network, ma che rispetto alle sue colleghe ha una marcia in più. Un talento innato che le ha permesso di diventare in soli 4 anni la nuova reginetta dei reality show italiani. Un personaggio televisivo capace di generare caos e disordine intorno a sé, in tutti i programmi ai quali ha partecipato o con i quali ha avuto qualcosa a che fare. Questa è la storia di Soleil Anastasia Sorge. Look the same at Sweet Valley, 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 Sweet Valley. Sono Soleil Anastasia Sorge, ho 20 anni e vivo a Roma, ma sono nata a Los Angeles, studio economia. Soleil Anastasia Sorge nasce a Los Angeles il 5 luglio del 1994, da madre californiana e padre abruzzese, e si trasferisce in Italia quando è ancora una bambina. Nel 2014 partecipa alla 75esima edizione di Miss Italia, arrivando in finale. E se state pensando all'atteggiamento naif della meravigliosa italo-americana Sandra Marchegiano a Miss Italia nel mondo 1992, siete del tutto fuori strada. Soleil, infatti, a differenza delle sue colleghe che desiderano la pace nel mondo o in alternativa sognano di rinascere durante la Seconda Guerra Mondiale. Visto che i libri parlano pagine e pagine, la volevo vivere. Però tanto sono donna, quindi il militare non l'avrei fatto, sarei stata a casa con la paura. Ci appare per la prima volta così, tutt'altro che ingenua, timida ed impacciata, semmai con l'atteggiamento sicuro di chi sa benissimo di essere la ragazza più popolare del college, il capitano della squadra di cheerleading, una sorta di corrispettivo marsicano di Regina George di Mean Girls o di Marta Rossi di Amici 7. E quando le viene chiesto di presentarsi, lei, come fosse il primo presidente donna degli Stati Uniti, si autopromuove con i toni di un discorso alla nazione, di un appello alle più grandi istituzioni mondiali. Per cui cominci tu, i giudici ti stanno ascoltando, vai! Innanzitutto salve, mi chiamo Soleil e ho 20 anni, studio economia alla Sapienza di Roma e coltivo molte passioni, tra le quali appunto una nel mondo dello spettacolo, che è il motivo per il quale sono qui, sarebbe quello di diventare una presentatrice. Dovreste votare me perché Miss Italia sta cambiando e sta andando verso un modello di donna molto forte, dinamico e molto attivo, per cui mi sento assolutamente di poter rappresentare queste qualità. Soleil non vince. Peccato, non si può piacere a tutti, alcuni hanno gusti. Ma la strada che la porterà ad essere la neo reginetta di quel gran ballo di primavera che sono i reality show italiani la percorre in brevissimo tempo. Nel 2017 partecipa a Uomini e Donne come corteggiatrice del tronista Luca Onestini e diventa immediatamente e per mesi l'epicentro del programma. I reality a cui partecipa Soleil diventano Soleil centrici in pochissime puntate, perché la nostra donna forte e dinamica sa esattamente cosa fare e come farlo. Parla forbito e con una dizione perfetta. I tuoi discorsi sono solo rotture di e si dimostra un'eccezionale ammagliatrice, una sirena che richiama i marinai al suo scoglio con un battito di ciglia e che sicuramente rimarrà nella storia del dating show di Maria De Filippi. Soleil, infatti, ci sa fare, e quando dico che ci sa fare intendo che ci sa fare davvero, a tal punto che in breve tempo sia Luca Onestini che Marco Cartasegna, entrambi i tronisti, cadono ai suoi piedi. La nostra eroina sceglie di uscire in esterna con entrambi, perché Soleil è sì corteggiatrice, ma una corteggiatrice con l'anima di una tronista.
I due diventano pavoni dalle code sempre più voluminose e raggianti, agguerriti come bestie nella stagione della riproduzione, bramosi di impugnare il trofeo più ambito, e si concentrano sulla preda più desiderata, dimenticando il resto della selvaggina che non aspetta altro che essere cacciata. In breve tempo, Soleil causa una sorta di millennium bug nel regolamento di uomini e donne, diventando la prima corteggiatrice a scegliere al posto del tronista, a far retrocedere i galli cedroni seduti sul trono al ruolo di servi della nuova regina, plebaglia inginocchiata al suo cospetto. Insomma, Soleil ce l'ha solo Leil. You know what? Karma's on my side, bitches! Ma le rivali non ci stanno e decidono di estirpare alla radice il male che affligge le loro anime innamorate, tentando di sbarazzarsi dell'abile seduttrice, accusandola delle più atroci nefandezze. C'è chi la definisce una rivista alla spasmodica ricerca di visibilità, chi l'apostrofa come carne da macello per uomini arrapati, chi le attribuisce frequentazioni inesistenti. La nostra regina deve quindi ristabilire l'ordine, silenziando una volta per tutte le accuse infamanti che le vengono vomitate addosso dalle perfide e infingarde avversarie. E per farlo, impiega solo pochi secondi e due sole frasi. Ok, tappati quella fogna, ok? Adesso ti chiedo cose. Soleil sceglie Luca. E ovviamente Luca sceglie Soleil. E insieme abbandonano il programma mano nella mano. Bimba! Ti amo da morire! Lei però lo lascia pochi mesi dopo perché non più innamorata, mentre lui partecipa alla seconda edizione del Grande Fratello VIP, quella di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nell'armadio, insomma, e lo fa senza presentarsi da lui. Lo lascia attraverso un comunicato letto dalla conduttrice, come essere lasciati su WhatsApp con un semplice messaggio di testo, senza neanche un messaggio vocale che esprima un dispiacere di circostanza. Soleil non si presenta più in studio. Soleil fa perdere le sue tracce. Soleil non si trova. E mentre Luca cade nello sconforto e fuori dalla casa di Cinecittà comincia a diffondersi il sospetto di una nuova presunta frequentazione della ragazza, il fratello dell'abbandonato si armerà di tracotanto ardore nel difendere il tronista sedotto e lasciato lì come uno straccio, accusando la perfida ammagliatrice di averlo illuso e ingannato, di averlo sostituito come niente fosse con un altro uomo. Un uomo che Gianmarco, il fratello di Luca, appunto, chiama con disprezzo il soggetto. Ciao ragazzi, allora faccio questa Insta Story per rispondere ai continui messaggi che mi arrivano da ieri mattina per quanto riguarda la story fatta tra Sole e quell'altro soggetto là. Allora, partiamo dal presupposto che io l'ho preso ieri, come l'avete scoperto tutti voi. Una cosa che non fa piacere a me e di sicuro non farebbe piacere neanche a Luca. Credo che bisogna dimostrare maggiore sensibilità, dato che Luca è dentro la casa e che certe cose non le può sapere. Quello là può essere tutto fuorché un amico, forse solo un conoscente. Quello là continua a mettersi in mezzo perché non lo caga più nessuno, cioè i problemi sono suoi. Poi io sarò l'antica, sarò quello che volete, però questa è la mia opinione. Ma chi è il soggetto? Il mondo è piccolo. E Soleil viene ben presto rintracciata a Milano da alcuni paparazzi che la riprendono in compagnia di un uomo. Del soggetto, appunto, che conferma i sospetti diffusi nei giorni precedenti sull'esistenza di un nuovo boyfriend che fa battere il cuore di Soleil. Eccola, guardatele lei. Soleil Stasi per le strade di Milano, mano nella mano. Il soggetto è Marco Cartasegna, l'acerrimo nemico di Luca, il suo ex rivale. E mentre lo stesso Luca, sedotto e gettato via, si consola con la modella cieca Ivana Mrazova sotto l'occhio delle telecamere del Grande Fratello, Soleil e Marco si dichiarano ufficialmente fidanzati
e partono alla volta di Istanbul per celebrare il lieto evento. Ma c'è un'altra persona ad essere coinvolta in questa vicenda. Così come Luca, anche Marco concluse la sua avventura televisiva lasciando gli studi di Uomini e Donne mano nella mano con una corteggiatrice, la torinese Federica Benincà, con la quale però la storia d'amore, se così possiamo definirla, finì pochi giorni dopo la scelta, a causa di incompatibilità caratteriali. Secondo il ragazzo, Federica non può nemmeno essere considerata una sua ex, vista la poca importanza che il loro rapporto durato quanto un gatto in tangenziale ha avuto nella sua vita. Ma Federica si sente ugualmente tradita, anzi, doppiamente tradita, dal momento che proprio durante la sua avventura Uomini e Donne fu l'unica corteggiatrice a non vedere in Soleil una rivale da annientare, una nemica, una seduttrice antagonista. Al contrario, si avvicinò a lei tanto da considerarla un'amica. Soleil, però, ritiene che la piemontese stia ingigantendo il tutto al fine di ottenere qualche apparizione nei salotti televisivi che si stanno occupando della vicenda, definendola poco più di una conoscente alla quale non è tenuta a dare alcuna spiegazione. Insomma, sì, se volete chiamatela amica, ma un'amica comprata al discount. Una tua amica, invece che dire ma no, aggiustiamo tutto, vai tranquilla, ti risponde: la tua storia è durata poco, è finita tempo fa, non ci vedo nulla di male e sai che c'è stata una simpatia reciproca sempre tra me e Marco. E vai tranquilla amica che io, e parafrasando le tue testuali parole, le mie amicizie date gli scout, chiusa virgolette, ci togliamo dai piedi, non è assolutamente un problema. Buona giornata e viva l'amicizia! E non me ne frega un cazzo. Per Soleil è giunto il momento di rispondere alle accuse di Gianmarco e Federica con un nuovo proclama alla nazione. Bene, oggi ho deciso di tralasciare la mia educazione e il mio estremo senso di privacy per mettere io i punti di alcune situazioni che ultimamente mi stanno alquanto iniziando a dar fastidio. Non mi appartiene assolutamente condividere lati della mia vita privata o dare giustificazioni a persone che non ne fanno parte, però forse è ora che io inizi a dare delle lezioni ad alcune persone, quindi mi auguro che possa esservi di ispirazione. Siamo in un mondo pieno zeppo di vigliacchi. E quindi prima di affrettarvi a trarre le vostre conclusioni, io proverei a basarmi sui fatti, guardare il mondo con occhi diversi, aperti e senza giudizio soprattutto. Perché amori miei, solo così lascerete all'universo la possibilità di illuminarvi con le sue molteplici strade e dimostrarvi che la vita è bella e non c'è bisogno di essere così frustrati. Ma soprattutto, non potrete mai imparare alcuna lezione se non vi basate sulla realtà concreta. E quella la potete trarre solo ed esclusivamente avendo la realtà dei fatti in mano. Peace and love. E per rendervi un esempio e un'idea delle mie prediche, guardatemi. Potete dire quello che volete. E il sorriso non me lo toglie nessuno, tantomeno la felicità della vita che mi sto creando e mi sono creata. Con coerenza, trasparenza, ma soprattutto rispetto. Lo stesso rispetto che io vorrei dalle persone che mi amano è lo stesso che provo a dare costantemente. E you know what? Karma's on my side, bitches! Gianmarco, accusato da Soleil di essere un morto di fama, un arrampicatore televisivo, un personaggio ambiguo che sta sfruttando il fratello per brillare di luce riflessa sugli schermi Mediaset, dimostra invece di essere totalmente disinteressato alla carriera televisiva. Partecipa infatti a Temptation Island, alla 16ª edizione del Grande Fratello, al Gran Hermano VIP in Spagna, al reality El Tiempo del Descuento e a Supervivientes, l'isola dei famosi spagnola.
durante la quale l'alimentazione basata quasi esclusivamente su riso, cocco e pochissimo pesce gli ha provocato un blocco intestinale, per il quale è stato necessario praticare un clistere in diretta.